Open Taranto è il concorso internazionale di idee per costruire una visione di sviluppo della città vecchia e per avviare il motore della rigenerazione articolata in un piano di interventi. Le proposte dovranno contribuire a rafforzare la centralità della città vecchia per posizionare Taranto nel sistema turistico, culturale, regionale e nazionale. Abbiamo ascoltato Angelo Cannata, operatore culturale, Associazione Le Sciaie Taranto. Una grande opportunità che appunto è caduta sul territorio, quel che però appunto vogliamo appunto far constatare, ci preme far constatare a più ampia possibile fetta di popolazione, è che magari manca in città un effettivo dibattito sulla questione. La città è decisamente assente, o comunque gli interessati sono soltanto insomma i tecnici e non poi effettivamente chi vive il territorio e chi insomma ha speso tantissime energie per il territorio e che vuole contribuire portando la propria idea, il proprio contributo. Del concorso di idee sappiamo che non è un bando, è un premio, quindi necessariamente ci fa comprendere che ci saranno altri bandi. Noi pensiamo che con l'attenzione più alta insomma da parte della cittadinanza e quindi la promozione di interventi come questi, la città può percorrere la strada giusta nel farsi rispettare. La città vecchia quindi non come problema ma come risorsa? Lo diciamo da sempre, siamo sempre convinti, quel che noi vogliamo evidenziare è che comunque forse tantissime risorse rischiano di far girare un po' la testa un po' troppo a qualche, magari non dico speculatore, ma comunque a qualche affarista. Noi pensiamo che sia necessario valorizzare le risorse sul campo, chi con pochissimi soldi lavora e spende la propria personalità sul territorio, e quindi i progetti milionari fanno un po' paura perché insomma aizzano un po' gli interessi generali e poi magari a livello pratico insomma molte volte si perdono un po' i riferimenti. Quindi bene Invitalia, però apriamo gli occhi, in città stimoliamo il dibattito, che c'è tempo fino al 20 luglio, quindi è necessario presentare delle proposte almeno come gruppo consolidato il 20 luglio, e qui l'invito a contattarsi e a collaborare in rete. Il concorso si articola in due momenti, la fase di preselezione e quella di presentazione delle proposte da parte dei concorrenti selezionati. La preselezione consiste nella ricezione delle candidature e nella selezione di un numero massimo di 20 concorrenti da ammettere alla successiva fase di concorso. La valutazione delle proposte si svolge in forma anonima e si conclude con l'assegnazione di premi e con la proclamazione di un vincitore.